Però vedete, tutte queste forme hanno anche delle relazioni simboliche con la funzione e anche con la psiche. Infatti, quanto tempo ho? Bene, ti sei addormentato. Infatti, i morfopsicologi studiano queste caratteristiche per dare un significato e ci spogliano della nostra psiche attraverso la nostra forma. Vabbè, è un sistema di analisi del temperamento dei soggetti, non troppo del carattere, che utilizzavano anche 4.000 anni fa nella fisionomica, cioè queste cose erano risapute. Poi sapere che si può leggere il viso, si può leggere anche il corpo, questo si fa anche oggi, per esempio Lowen, Reich si occupano di queste cose, altri ancora. La torsione invece è quando abbiamo una rotazione esterna unilaterale, sia nel quadrante anteriore che posteriore, vedete? Occhio e orecchio dilatati a destra e invece retratto a sinistra. E quando vedete il corpo di un soggetto così, potete osservare, mamme guardate i vostri bambini, se ha un occhio e un orecchio più aperto, che il lato omolaterale del corpo è più grande, sembra più dilatato, è più in rotazione esterna. Vedete, ho cercato di rappresentarlo nella figura di destra. Quindi lato destro in rotazione esterna, il corpo in rotazione esterna. È come se avesse più energia a questo livello. Adesso vi faccio vedere una veduta di Corman, psicomorfologia, dove si vede una fanciulla che in realtà ha un cranio in torsione, denominato torsione dagli osteopati. Se noi andiamo a riprodurre le due emifacce, è facilissimo, prendete uno specchio e vi riprodurrete potete riprodurre una faccia e l'altra, vedete che il soggetto contiene sia il suo lato dilatato sia il suo lato ritratto, capito? Contiene sempre le due possibilità, d'accordo? Bene, adesso andiamo a vedere altre possibilità, non ve le dico tutte, vi dico quelle più importanti. Vedendo questi visi a volte riconoscete una persona. Lo strain verticale basso è quando i due quadranti anteriore e posteriore si oppongono. Allora il bambino forse è nato avendo una compressione anteriore e i suoi quadranti sono andati in rotazione interna e vedete il suo corpo sarà in questo modo, cioè non c'è niente di peggiorativo. La parte superiore sarà in rotazione interna, meno energia, tutta l'energia a livello sottodiaframmatico, con delle grosse gambe e una bella pancia certe volte. Va bene? Si vede? Perché da qui si vede benissimo. Lo strain verticale invece alto, che è il contrario, è il tipo intellettuale, sa? Con una rotazione esterna dei quadranti anteriore e una rotazione interna posteriore. E vedete che anche il corpo riflette questa forma, con una rotazione esterna a livello della cintura scapolare e interna a livello del bacino. Possiamo anche definire una forma secondo il tono antigravitario. Qui non c'entra solo il tono muscolare, perché non posso spiegarvelo, è la fascia che autorizza la contrazione. Per cui il tono non è il risultato di stai dritto, una volontà muscolare, è il risultato di una certa tensione a livello della fascia. Allora abbiamo il tono stenico e astenico. Astenico sembra un po' depresso, malinconico, no? Infatti dicevamo che il corpo riflette anche lo stato intimo del soggetto. E il tipo stenico non è il più bello del mondo, è solo uno che potrebbe avere tanta paura, per esempio, d'accordo? Poi possiamo definire una forma secondo la viscoelasticità, cioè se il sistema tensegrile è molto rigido, avremo la forma che in omeopatia chiamano carbonica. Se è intermedio abbiamo la forma fosforica e se molto elastico abbiamo la forma fluorica. Allora, in patologia, se siamo molto rigidi troviamo i bambini con l'artrogriposi, se siamo molto elastici troviamo delle malattie del connettivo che si chiama sindrome di Marfan, per esempio. Adesso, se volete scegliere tra questi tre un muratore per casa vostra o un giardiniere, non penso che prenderete quello di destra, magari lui farà il decoratore, quello di sinistra è sicuramente più adatto. Questo non vuol dire che questo non farà un buon ballerino, non sappiamo mai, non è determinato, però vi dà comunque un'idea delle caratteristiche generali del soggetto. Questo è un tipo molto diretto, questo invece
il terzo è molto più adattabile e opportunista. Allora volevo fare una parentesi sulla forma. Secondo il modello Tensegrile, attenzione, è un modello Tensegrile, in realtà la forma, questa è una teoria, non è dovuto solo a questo, bisogna anche parlare della matrice, che è molto importante, e dell'acqua biologica, ivi contenuti, la pressione idrostatica, eccetera, eccetera. Comunque, questo ci dà un'idea della forma. Tutto può essere riassunto nella forma basilare del triangolo. Tutti i sistemi molecolari, mi sembra che questo sia l'acido ialuronico, l'endo e il citoscheletro, tutte le forme viventi hanno come base di costruzione strutturale una forma di triangolo, che poi diventa sempre complicato. Guardate, un fibroblasto è tutto triangolare, un tessuto connettivo lasso è una forma liquida, di cristalli liquidi, un po' sotto la, dove si ritrova spesso il triangolo, e anche la spugnosa dell'osso, che spesso riproduce dei modelli triangolari. Il corpo tensegrile, se vogliamo sintetizzare questa teoria, possiamo riassumere tutti in triangoli, un bacino, la colonna vertebrale. Questa teoria spiega perché nella forma, nella nostra posizione all'impiedi, il corpo non si autodistrugge. Se le vertebre fossero sovrapposte semplicemente a ricevere il peso del corpo, si romperebbe. Invece il modello Tensegrile dice che i vettori verticali si dileguano in vettori orizzontali e trasversali, per cui possiamo reggere tranquillamente tutti gli sforzi, anche a volte, sapete, queste donne che portano 30 kg sulla testa, tranquillamente grazie al modello Tensegrile si può spiegare. L'unità, il connettivo è la struttura unitaria del corpo e ne genera la forma. La forma riflette la funzione, come abbiamo appena accennato, e forse l'energia psichica dell'essere. Qui ho ancora un minuto, ho voluto mettere in paragone l'arte di Da Vinci e il cranio. Vedete l'asse verticale, praticamente l'asse verticale dell'uomo, queste sono le suture dell'osso frontale parietale che rappresentano le braccia e queste le suture dell'occipite con il parietale che rappresentano le gambe. In realtà la prospettiva non è troppo buona, ma il frontale a questo livello è un triangolo come le braccia alzate dell'uomo, l'uomo di Vitruvio. E qui c'è un altro triangolo con le gambe aperte, sempre dell'uomo di Leonardo. Una cosa interessante è che qui c'è piazzato il Logos e qui invece c'è l'Eros. Penso di aver finito. Grazie.